Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo alla 22esima festa delle zucche a Cordenon, provincia di Pordenone, cari amici, siamo in questo bellissimo comune e adesso andremo a vedere questa grande festa delle zucche, che ci sono varie iniziative, varie cose. Comunque, prima di inoltrarmi all'interno di questo bellissimo paese, che faremo un bel giro, un bel tour, qua c'è veramente una mamma super speciale. Andiamo a sentire. Intanto la grande mamma, senti, da dove venite voi? Ho visto che avete tre gioielli qua. Sì, sì. Maschietto, femmina, avete fatto. Due maschietti e una femmina. Ma sei fortunato, persona. Sì, sono fortunato. Sai che tante volte la gente cerca il maschietto, invece ha fatto già tutto. La super mamma, senti, tu ti chiami? Over. Comunque hai dato tanto per l'Italia, no? Sai che sì, dicono crescita zero. Qua abbiamo ripopolato. Ripopolato veramente in piena. Tutto spiano, sì. Ti chiami tu? Omar. Omar, andiamo dalla mamma. Signora mamma, noi gli facciamo tanti complimenti comunque. Grazie. Anche l'Italia le fa i complimenti perché con tre bei. Come si chiamano i piccolini? Gaia, Dominic e Elia. Ti chiami tu? Serena. Serena, da chi segno sei zodiacale? Scorpione. Scorpione, adesso farei anche gli anni. Sì. No, allora sì. Aspetta che mi metto qua, guarda, uno, guarda che roba, uno. Noi siamo di Gorizia TV, Due e tre. E adesso faccio il finale, così. E facciamo tanti auguri. Bene, allora le facciamo tanti auguri a questa grandissima mamma Serena e al papà Omar. Veramente due persone, una famiglia veramente speciale. Adesso andiamo con Graziella e Daniela da Gorizia. Quelle che gucciono. Io le chiamo gucciono. Gucciono. Allora te ti chiami? Daniela. Cosa vuoi dire alle future donne che verranno a gucciare anche? Che vengano a vedere i lavori che facciamo e così possono farsi un'idea di cosa posso fare anche loro. Benissimo. Anche comprarli. Ecco, e comprare specialmente anche. Ecco, andiamo dalla. Graziella, eccola qua. Mamma mia Graziella, fai delle cose favolose. Comunque ore di lavoro, lo so. Bene, cosa vuoi dire al pubblico? Guarda, che è una grande passione e c'è anche tanta soddisfazione quando qualcuno apprezza queste cose. È chiaro, perché sono delle cose fatte veramente bene. Senti, vuoi salutare anche Irena? Ciao Irena, anche Daniela. Dai. Ciao Irena, ecco, mi raccomando Irena, guarda qua che ti aspettano. Senti, allora intanto un bel salutone, siamo a Cordenons, sì, in questa bella festa della zucca, e vi faccio un buon lavoro, inizio da qua, proprio da qua, e dopo vado in avanti. Ci porti fortuna. Senza, speriamo di sì stavolta. Saluto a tutti i goriziani. Ciao. Ciao. Bene, salutiamo Graziella e Daniela, due persone che veramente lavorano in un modo pazzesco, fanno delle cose spettacolari, somiglia che siano cose, ma sono lavori da 2-3 ore, Poi chi che guccia le maglie lo sanno, i vecchi, adesso anche i giovani, salutiamo e tanto buon lavoro. Adesso cominciamo a proseguire, andiamo a fare il giro di queste bancarelle e dopo andremo a intervistare l'organizzatore, il caporale, che è il factotum della Proloco di Cordenons, poi andiamo a intervistare il presidente della Proloco Celso, poi andiamo a intervistare anche il sindaco di Cordenons, poi intervisteremo anche la nuova assessore, anche il nuovo sindaco e l'assessore di Cordenons e via via, è la grandissima Claudia che è quella che fa veramente tutto. Comunque vi devo dire che dobbiamo dire che domenica 23, diciamo, ecco il grande campanile, una volta si faceva una grandissima torta alta come il campanile, una cosa veramente fantastica. Qua vi sto facendo vedere alcune cose. Comunque intanto saluto la Carnia, voglio salutare la Carnia, la grande Carnia, si dice Mandi, noi siamo di Gorizia praticamente, e qua guardate i presepi artigianali, sono cose fatte veramente speciali. Poi dobbiamo ricordare la Carnia, ecco qua il pronto intervento, qua non ci sono problemi in questo bellissimo paese in provincia di Pordenone, ecco la bellissima chiesa che dopo andremo a intervistare anche il parroco, abbiamo fatto delle cose veramente molto belle. Allora dobbiamo dire che qua ci sono le bancarelle, c'è le iscrizioni per il Pokémon, poi c'è il mercatino, lo scambio dei giocattoli, che adesso eccoli siamo qua, vedete siamo in piazza dove c'è la chiesa, c'è lo scambio dei giocattoli, poi c'è i pompieri, ropoli, perché ci sono le cose dei pompieri,
e poi tantissime altre cose che dopo vi dirò, la mostra fotografica, mani in pasta e tutte queste cose qua. Ecco lì abbiamo visto Carnevale, no Carnevale, Caporale, scusa, io ce l'ho fisso con questo Carnevale, non lo so perché avevamo una polizia. Bene, grandissimo Caporale, grande Caporale, grande dell'organizzazione della Proloco. Adesso facciamo un giro di questo che si chiama il mercatino scambio dei giocattolo. È il bello che è le mamme che gestiscono tutti, e una ragazzina ho detto, cosa fai dei soldi? Li metto nel portafoglio, sentiremo un po'. Guardate qua quanta bella roba, quante belle cose da scambiare con varie persone, cioè i bambini che possono prendere. Andiamo a sentire la mamma. Buongiorno signora, come va? Bene, gli affari. Gli affari vanno bene. Allora diciamo che le cose sono della piccolina, però chi che gestisce, chi è? La piccolina. La piccolina. La gestisce lei. Non la mamma. No, non la mamma. Bono. Supervisor la mamma. Va bene, come si chiama la mamma? Iva. E tu? Maya. Come va con gli affari? Dopo i soldini come li mettiamo? Dove li mettiamo i soldini? Gli diamo alla mamma. Ciao. Gli diamo alla mamma che dopo compra i giocattoli, che compra i libri per la scuola. Andiamo a sentire quest'altra mamma. Bene? No, eh? Chi è che gestisce il tutto? La mamma controlla e chi che incassa chi è? Lei. E i soldini dove li metti dopo? Nel portafoglio. Ciao. Nel portafoglio, ciapalà. Ecco, visto la ragazzina sa subito dove mettere i soldini. Come dire, li metto in banca e metto nel portafoglio. Bene, proseguiamo il discorso, andiamo a facciamo ancora questo giro e andiamo a vedere la gente. Guardate quante mamme, quanti genitori, quanti bambini. Tante volte i bambini vanno a giocare, le mamme sono quelle che vendono, eh. Ecco, andiamo a vedere, guardate che belle cose. Ecco, guardate quanti giocattolini, anche per chissà cosa che costavano all'epoca. Andiamo a sentire. Come va? Tanto... Dove è la mamma? Sì, è lì. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Perfetto, salutiamo sempre queste belle famiglie, che è bello, veramente è bello aiutare. E che poco si aiuta le famiglie, come no? Va, insegniamo a sentire. Con gli affari, come va? Si vende? I soldini dopo come li gestisci? Ma si vende. E i soldini come li gestisci dopo? Dove vanno i soldini? Boh? Glieli diamo alla mamma, giusto? Bene, salutiamo questa grande mamma che ha detto io ho i soldini perché dopo devo aggiustare i dentini a mia figlia, ecco. Bene, ha visto, ognuno mette i soldini da qualche parte. Adesso proseguiamo il discorso, andiamo avanti, ci inoltriamo in piazza a Cordovado c'è il mio generale. Bene, allora proseguiamo, qua ci sono tutti, vedete questi gazebo, sono tutte delle associazioni, questo è veramente una bella cosa. Qua c'è invece il mago, un intrattenimento, un'animazione di vari personaggi per i bambini, per le famiglie. Ecco qua invece siamo Pampieropoli, si chiama così Pompieropoli. Poi ci sono varie situazioni, ci sono i bambini che imparano ad andare su in casa, andare nelle case, andare su nella scala. Ecco, qua ci sono i pompieri, bella iniziativa, perché così si impegna i ragazzini a essere pronti per qualche evenienza. Adesso andremo a vedere che tra poco, ho dovuto anche tagliare un po' perché il tempo è quello, perciò... Bene, comunque devo dire, saluto sempre gli amici della Carnia, saluto Tolmezzo che ci vedono, e tutte le zone, Forni di Sopra, Forni di Sotto, che io i Forni di Sopra sono andato, ero in Colonia a Forni di Sopra, lì è stato il mio primo bacio da ragazzino, guardate un po'. Ecco, andiamo avanti, ecco qua, guardate il bambino che spegne il fuoco, chissà che emozione, no? Chissà che emozione, guardate un po', eccolo lì. Bene, vogliamo dire che ci sono delle feste veramente speciali. Poi il bello che c'è anche ci saranno le prime azioni dell'intaglio delle zucche, dove ci sono tutti questi bambini che tagliano la zucca. Una cosa veramente bella, sono cose fatte sempre dalla grande, io la chiamo l'organizzatrice del comune, la grandissima Claudia. Devo dire che veramente poi c'è la gara di scacchi. Ecco, adesso siamo in chiesa. Eccoci qua, questa è una chiesa del 1800, vediamo se torno di nuovo in basso,
1804 dovrebbe essere, vediamo un po'. Vediamo un po', eccolo qua, 1804, perfetto, 1804, perché c'è il 1000, c'è il D che è il C e 5, 500, dopo ci sono le 3 C che praticamente fa parte dei 100, poi c'è 1 e poi c'è un 4, c'è un 5 che praticamente è 1400, 1804. Adesso andiamo a sentire il parroco, Don Alessandro, ecco qua la chiesa, la messa è finita, io ho fatto un bel giro, così vi faccio vedere anche la chiesa, di Cordenons. Adesso andiamo a sentire, adesso andiamo dal parroco, ecco, ha nominato, ecco qua il Don Alessandro Moro, che ha nominato anche il nostro vescovo di Gorizia, De Antonio. Andiamo a sentire. Moro, Don Alessandro Moro, parroco da 6 anni, sì, qui in Cordenons, e ho visto nascere questa festa delle zucche. E allora così, noi cerchiamo anche noi di stare dentro questa piazza con un po' di animazione, anche noi abbiamo creato un piccolo stand a favore della scuola materna che stiamo erigendo, stiamo costruendo una nuova scuola materna. Perciò la gente deve contribuire, no? Sì, ma in ogni caso l'importante è farsi conoscere, perché è una comunità che si allarga. Senta, come si chiama questa chiesa? Questa è dedicata a Santa Maria Maggiore, cioè Santa la chiesa Maria principale, la chiesa madre rispetto alle parrocchie che sono nate in seguito. Ecco, intorno, ecco, quindi questa è la chiesa un po' cittadina principale. Senta, faccia un bel saluto, intanto ci vedono in tutto il mondo, ma anche in sì, tutto il Veneto, faccia Gorizia un saluto. Ecco, salutiamo gli amici di Gorizia, abbiamo avuto la gioia di avere proprio domenica scorsa per la festa della Madonna del Rosario il vostro vescovo emerito, Monsignor Dino D'Antoni, ecco, quindi abbiamo un legame anche con Gorizia. Che è un grande vescovo. È un grande vescovo. Bene, io la saluto e buon lavoro. Grazie. Bene, salutiamo il parroco Don Alessandro Moro, e qua io devo dedicare, visto che ricorre i 100 anni dell'entrata in guerra dell'Italia, diciamo che qua c'è la commemorazione sia del 15-18 che quella del 40-45, bene, devo dedicare anche questo. Adesso andiamo dentro in cucina, guardate il pienone per il mezzogiorno, il pranzo, e adesso andremo a fare un giro, guardate che pieno, che è stracolmo, andiamo a fare il giro dentro dove che lavorano quelli della Proloco, i volontari. Fate attenzione, qua c'è Angelo che prepara il caffè, prepara tutto. E adesso vai. Questo è per Roberto. Come si chiama lei? Giuseppe. Vuole fare un saluto chi vuole? Tutta la Proloco in generale. E il giovanotto lì? Benissimo, andiamo invece con la principessa. È impegnata. Come si chiama la principessa? Diana. Diana. Benissimo, invece il grande, la security qua? È la security Livio, che siamo qua, guarda, insieme con le piccole qua, guarda, siamo detti stinchi, col forno stinchi. Benissimo, anche la bionda svedese abbiamo, no? Sì. Perfetto. È svedese, bellissima. È svedese, bellissima. Andiamo invece con un'altra signora qua, lei si chiama signora? Desire. Desire è un nome importantissimo, Ecco, invece qua abbiamo un altro giovanotto. Barbara Gnocchi. Lei si chiama? Walter, eccolo là. Perfetto. Quello è il capo mafia, vedi? Ecco, capo mafia, che si chiama il capo mafia? Come si chiama il giovanotto? Oh, giovanotto, girate, guarda. Dottore, come va? Tutto a posto? Sempre bene. Lei si chiama? Carlo. Abbiamo anche la rossa qua? La rossa, sì. Carla si chiama la rossa. Come si chiama la rossa? Carla. Carla e Carla. E la bionda, quella lì? La bionda si chiama... Rita. Signora Rita, buongiorno. Eccola qua, ciao. È l'ultima. È l'ultima? L'ultima. In cucina, come si chiama? Gine di Moro. Dottoressa Bondi, eccola lì. Ciao. Poi ci sono quelli su Carlo. Ah, quelli su... Giuseppe e Antonella. E che è la tua? Comare. Perfetto. No, moglie, c'è la forno moglie. Perfetto. No, ben fuori. Lei si chiama, signora? Erta. E invece la bionda svedese come si chiama? E adesso andiamo dalla bionda svedese. 1, 2, 3, abbiamo una svedese. Tu sei come una modella. Folpa, grazie. Sei cocchi veramente speciali. Vuoi fare un bel saluto? Come ti chiami? Manola. Segno zodiacale Manola? Segno zodiacale Manola? Sagittario, come mia figlia. Ciao. Salutiamo Manola, che io le ho fatta la
era tutta impegnata nel lavoro, abbiamo il gioiello Manola del Sagittario, la bionda svedese di Cordenons. Bene, adesso andiamo con l'assessore, con la nuova assessore Laura Recchia. Magrebi, il nostro territorio, le nostre risorgive, a quello che può essere il valore anche della popolazione. Quindi sì. Far crescere. Questo è importante, che la donna, visto che... È importante, sa cosa le dico, che è importante che la parte dei valori umani venga tenuta in primo piano. La parte di tutti noi, la collaborazione, vediamo, la collaborazione che ci sia quella sana, collaborazione costruttiva. Però. Vicino alle famiglie. Ecco, questo è importante. Vicino perché alle famiglie fanno la società, sì, perché la politica. Aiutare le famiglie, i bambini, perché oggi si cura più altre cose che la famiglia, no? E le feste, ecco. non da poco, sono un momento di aggregazione importante per le famiglie. Esatto, senta, noi chiediamo sempre di che segno è. Acquario. Innamorata vita. Assolutamente acquario, sognatrice, ecco. Concreta. Perfetto, senta, vuole che un attimo che mi allontano perché dobbiamo vedere tutto il... Vediamo un po'. Ecco così. Allora, noi facciamo un bel saluto alla nostra, alla vostra, alla modella. E vuole fare un bel saluto. Vuole fare un bel saluto perché non ci vedono in tutto il mondo, ma anche in tutta la regione. Benissimo, saluti a tutti, vi portiamo nel cuore, vi aspettiamo con voi, sul nostro bellissimo territorio. Grazie ancora. Grazie a lei. Buona giornata, buona domenica. Altrettanto buon lavoro. Grazie, anche a voi. Bene, salutiamo la modella, adesso andiamo a intervistare, ecco qua il sindaco delle vedove, il sindaco di Cordenons, con la moglie e col piccolino, adesso andiamo a intervistare che assomiglia molto al cantante degli stadi. Guardate un po' il viso di questo sindaco. Salve, sono Andrea delle Vedove. Ecco. A giugno ci sono state le elezioni amministrative, ho avuto la fortuna di vincere, di poter governare questa città splendida. Oggi siamo qui per questa festa tradizionale paesana, festa delle zucche, dove abbiamo valorizzato il territorio con i propri prodotti. La zucca è un prodotto del nostro territorio e oggi qui abbiamo degli stand che preparano tutte delle situazioni alimentari sul tema anche autunnale. Questa festa poi è anche una festa vicina ad Halloween, ricorda le zucche, però distante, perché noi siamo per le tradizioni nostre, quindi la zucca è un prodotto nostro chiaramente che ricorda l'autunno. E niente, allora voglio dire, qua è sempre la Proloco che lavora, va aiutata, vero, sono sindaco? Sì. Bene, e sono già tanti anni che organizzano questa manifestazione, noi siamo già parecchi anni, l'abbiamo vista crescere e vedo che va sempre meglio, sempre più gente, sempre più bancarelle e più manifestazioni. Sì, è una festa ormai consolidata nel tempo, c'è un'affluenza di gente che viene da tutta la provincia, abbiamo circa 70 bancarelle presenti qui sul nostro piazzale, quindi ci sono stand enogastronomici ma anche stand che presentano lavorazioni tipiche artigianali locali. Bene, salutiamo il sindaco delle Vedove e adesso